Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di cielo, capitolo 78, 21 gennaio 1907. Trovandomi nel solito mio stato, stavo dicendo nel mio interno: Signore, fate che sia tutta tua e che stia sempre, sempre con te. Affinché e che mai mi separi da te. Ma però, mentre io sto con te, non permettere che io sia pungolo e che ti amareggi, che ti dia fastidio, che ti dia dispiacere, ma pungolo che stia in te per sostenerti. Quando sei stanco ed oppresso, che ti consoli quando sei infastidito dalle altre creature. Mentre ciò dicevo, il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, chi sta in continua attitudine di amarmi sta sempre con me e non può essere mai pungolo che potesse rendermi fastidio, ma pungolo che mi sostiene, mi solleva, mi raddolcisce. Perché il vero amore ha questo di proprio, di rendere contenta la persona amata. E poi chi sempre mi ama non potrà mai dispiacermi, perché l'amore assorbe tutta la persona. Al più saranno piccole cose che l'anima neppure avverte di dispiacermi, e l'amore stesso prende l'impegno di purificarla per fare che io possa trovare sempre in essa le mie delizie. Capitolo 80, 20 febbraio 1907. Continua Gesù le sue visite sempre in silenzio ed alla sfuggita e al lampo. E vi passo i miei giorni
nell'amarezza è come incantata. Tutto il mio interno è rimasto colpito come da una folgore, senza poter andare innanzi né indietro. Io stessa non so dire quello che è successo nel mio interno. Credo che sia meglio tacere che parlarne. Onde questa mattina, appena è venuto, mi ha detto: figlia mia, chi non corrisponde alla mia grazia vive come quegli uccelli che vivono di rapina. Così l'anima non fa altro che vivere di rapina. Mi ruba la grazia, vive e non mi riconosce e all'ultimo mi offende. E come lampo è scomparso, lasciandomi più incantata di prima. Capitolo 81, 2 marzo 1907. Continuando il solito mio stato ed avendo inteso che quasi tutto il paese stava con l'influenza e ad altre parti morivano, onde stavo pregando nostro Signore che si compiacesse di risparmiare tante vittime e che facesse soffrire a me per risparmiare quelli, perché oramai poco o niente ci soffro, perché anche questo mi avete tolto. Mentre ciò dicevo, nel mio interno mi ha detto: figlia mia, quando fu di me, si disse che era necessario che morisse uno per salvare tutto il popolo. Era una verità, ma per allora non capita. Così in tutti i tempi è necessario che soffra uno per risparmiare gli altri. E questo uno, per essere accetto, deve esibirsi volontariamente, e solo per amore di Dio e per amore del prossimo, soffrendo esso per risparmiare tutti gli altri. Ed il patire di questo non può equivalere al patire di tutti gli altri uniti insieme, non c'è valore che regge. Credi tu che è niente il vuoto del tuo patire? Eppure non è del tutto, e se ti sospendo il tutto, dove i popoli andranno a finire? Guai, guai, le cose non finiscono qui. Bene, abbiamo alcune brevi ma importanti lezioni in questi capitoli che abbiamo appena ascoltato. La meditazione deve partire, ecco, dalla preghiera, che origina il primo grande insegnamento di Gesù e che rivela anche il cuore di Luisa e che assai bello e bene sarebbe che fosse la preghiera di ciascuno di noi. Bene riprendere insieme alcuni passaggi. Signore, fate che sia tutta tua e che stia sempre, sempre con te e che mai mi separi da te. Qui è singolare, fa un po' sorridere il fatto che ogni tanto Luisa, quando parla con Gesù, passa dal voi al tu così. Signore, fate che sia tutta tua. Ha detto fate e ha detto che sia tutta tua, no? Quindi sono particolari graziosi che ci fanno anche comprendere da un lato la semplicità, dall'altro, ecco, proprio nel senso etimologico del termine, l'ignoranza di questa creatura, no? Insomma, cioè alla prima elementare, e questo si vede, no? Come ha fatto a fare tutto quello che ha fatto, è veramente un mezzo miracolo, insomma, no? Pur con tutti i graziosi strafalcioni che ci sono negli scritti, no? Molto graziosi. Ecco, però davanti a Dio non conta l'alfabetizzazione culturale, conta l'alfabetizzazione spirituale del cuore. Delle volte non conta proprio niente l'alfabetizzazione culturale, ecco, le lauree, i titoli o tutte queste altre sciocchezze che davanti a Dio sono meno che nulla. È un cuore totalmente rivolto a Gesù, no? Fate che sia tutta tua e che stia sempre, sempre con te, che mai mi separi da te. Ci sono delle preghiere cristiane, ecco, che per esempio l'Anima Christi di Sant'Ignazio, che
È un'ottima preghiera di ringraziamento alla comunione che dice appunto non permettere che io mi separi da te. Lo dice proprio queste testuali parole tra le altre invocazioni, no? Ecco, è sempre importante che noi guardiamo dentro noi stessi, conoscendo certamente il nostro cuore, che solo noi possiamo conoscere oltre all'Altissimo, e chiederci: ma io mi rivolgo abitualmente così a Gesù, no? E a Roma dicono cor core oppure decore, quindi si comprende, no? Cioè, si dice anche nel parlare comune, quando un'anima è spiritualmente, diciamo così, anche se questo termine non va anestetizzato, perché anzi, innamorata di Gesù, si rivolge abitualmente in questo modo al Signore, senza bisogno di leggere una preghiera precostituita, perché quello è un grido del cuore, corollato da ulteriori aspetti, no? Nella propria umiltà, Luisa dice: sì, io sento che voglio tanto bene a Gesù, voglio stare sempre con Lui, ma io sono una buona donna, sono una peccatrice. E chi l'ha detto che non sia io, disgraziatissimamente, a dargli fastidio o a amareggiarlo, a dargli un dispiacere? E glielo dice. Non permettere che sia io, pungolo, che ti amareggi, io ti dia fastidio, io ti dia dispiacere. Ecco, e poi questi aspetti che sono sommamente graditi a Gesù, no? Ma pungolo che stia in te per sostenerti quando sei stanco e oppresso, che ti consoli quando sei infastidito dalle altre creature. Ecco, la vita nella Divina Volontà, anche se questo aspetto era già più che in parte presente nella spiritualità cattolica, ad essere sinceri, insomma, no? E siamo nel 1907, quindi siamo 2 secoli e mezzo dopo le rivelazioni, per esempio, del Sacro Cuore. E diciamo, c'è questo aspetto che consiste nel fatto che, presa consapevolezza che noi purtroppo, che possiamo fare dinanzi a tanti peccati e tanti mali presenti nel mondo, che tanto dispiacciono, offendono, feriscono, amareggiano il cuore di Gesù, fino al punto che deve sopportare, ecco, di vedere anime precipitarsi nell'inferno, nonostante che Lui ha fatto di tutto per risparmiarglielo. Quindi questo, certamente, tutte le cose che Gesù ha lasciato rivelato qua, là, in giro, insomma, ovviamente nelle fonti attendibili o che i santi ci hanno insegnato, ci dicono che questa cosa a Gesù gli dispiace, non possiamo, tanto, non possiamo perfettamente comprendere noi come è che la umanità di Gesù sta glorificata in paradiso eppure sente dolore e dispiacere, però comprendi o non comprendi, questo è. Ed è proprio della carità, cioè, capite, cioè, si possono avere dinanzi ai mali del mondo vari atteggiamenti, non posso dire: ma che me ne importa a me, tanto io non le faccio tutte queste cose brutte, affari loro. Questo certamente non è un bel atteggiamento, no? Si può avere un atteggiamento di dolersi di tanti mali che si vedono in giro, perché sono mali, perché danneggiano il prossimo, perché rendono la vita più brutta, insomma, rovinano le società, è già questo, insomma, un po' meglio che l'indifferenza. Poi ci si può sdegnare, altra reazione sbagliata, no? Arrabbiarsi, o angustiarsi, o angosciarsi, d'accordo? Tutte le reazioni sbagliate, fomentate dal demonio, queste qui. E in nome di questo sdegno, a volte si può anche cercare di reagire, e a volte si reagisce a sproposito, nel senso che anche credendo di o volendo agire per rimuovere il male, si usano mezzi sbagliati, d'accordo? Assolutamente anti-evangelici. Anche nella Chiesa questo accade, d'accordo? Invettive, attacchi, critiche a destra e a sinistra sono cose che non hanno niente a che fare con la vita cristiana. E pochissimi però pensano, dice, ma qui il primo che soffre tutte queste cose è il nostro Signore Gesù Cristo.
E allora, nonostante il fatto che io sia meno che nulla, io sia polvere e fango, insomma, peccatore, uomo debole, di vita breve, misero e insignificante, tuttavia sono un'anima. Ciascuno di noi può dire questo qui. Tu, in quanto anima, cioè fossi pure il più derelitto di tutta la terra, sei cara a Gesù. Perché ogni anima è cara a Gesù come se fosse l'unica, ce lo dice nell'ora della passione, dice: come faccio io, Padre, a non soffrire quando vedo una montagna di anime che si precipitano all'inferno e io neanche una vorrei che ci andasse, perché una mi è cara come tutte, lo dice proprio, se uno legge le ore della passione, non c'è bisogno che lo dica nell'ora della passione, insomma non ne aveva alcun dubbio anche prima di leggerle queste cose, però lo dice pure. Quindi tutte queste cose che poi sono figlie del nostro libero arbitrio, perché dispiacciono a Gesù. Allora, dobbiamo prendere atto di due situazioni. Ci sono innanzitutto delle cose che sono più grandi di noi, sono la maggioranza dei problemi. La maggioranza dei problemi noi non possiamo risolverli direttamente. Molte volte possiamo dare il nostro contributo, questo sì, e dobbiamo darlo il nostro contributo personale. Ma molte cose sono più grosse di noi, d'accordo? Per cui non ne possiamo fare finta di niente o essere menefreghisti o indifferenti, né possiamo sdegnarci, né possiamo arrabbiarci, né possiamo disperarci, né possiamo metterci a fare la rivoluzione o chissà che o chissà che cosa usando mezzi del tutto inadeguati, anche con la buona motivazione di cercare di risolvere dei mali, ma dobbiamo pensare a fare due cose. Ci pensa quasi nessuno. Prima a ripararli quei mali, perché i mali che noi vediamo producono male e ci deve essere qualcuno, questo poi lo spiega Gesù bene nell'ultimo paragrafetto che abbiamo visto, quando parla di chi da solo soffre per tutti e quindi storna le conseguenze di quel male. Ma c'è anche un'altra cosa da fare, cioè desiderare e offrirsi come consolatori di Gesù. Mentre tutti fanno questo, io ti amo, io ti servo, io sto con te, io ti compatisco, cioè non piango tanto perché queste cose sono mali del mondo che fanno male a tutti, ma piango per il dolore che queste cose ti danno a te. Chi lo fa questo qui oggi? Io spero che ci siano in molti, insomma, no? Faccio una domanda che voglio, non conoscendo certamente i cuori dei miei fratelli e delle mie sorelle, membri della razza umana, spero che siano in molti a fare questo, no? E me ne rallegrerei enormemente. Ma questa è una delle cose più importanti da fare. Anche perché l'unica cosa da fare in tante situazioni, e ricordiamo, cioè essere consolazione, essere sostegno, essere conforto per Gesù, e che è anche offeso, infastidito dall'operato delle creature, e offrirsi a essere i riparatori, cioè lasciare che il male prodotto da tutte queste cose, ovviamente in parte, tanto quanto Gesù ritiene, in base alle nostre misere forze, eccetera, eccetera, lo paghiamo noi come ha fatto lui. Questo è lo stile cristiano, d'accordo? Gesù non è, cioè, il motivo per cui Gesù è andato in croce, questo non lo dobbiamo dimenticare mai, Il motivo per cui Giuda l'ha tradito a Gesù era perché il discorso è molto semplice, tutto il Vangelo di Marco è costruito intorno a questo principio. Allora, la mentalità ebraica, che non è che è così campata per aria, aveva ereditato dall'Antico Testamento le promesse di restaurazione del regno di Israele. D'accordo? Pensiamo a quando Gesù ascende al cielo. Che dopo tutto quello che avevano visto, dopo la passione, qualcuno va a chiedere a Gesù: e questo è il tempo in cui ricostruirà il regno di Israele? Cioè, d'accordo? Quindi, dopo la passione, ancora non avevano capito. Abbiamo fatto qualche giorno fa la festa di Cristo Re, che qui non si tratta di un regno politico, eppure ancora non avevano capito. Ancora non c'era stata la Pentecoste. A noi non ci deve sembrare strana questa cosa, perché è normale che non hanno capito, perché questi ci avevano la grande epopea di Re Davide, più una sfilza di profezie che certamente dovevano essere intese in senso spirituale, ma che spesso e volentieri parlavano di regno, d'accordo? Regno, regno.
Allora, ai tempi di Gesù che situazione c'era? C'erano i romani che erano padroni del mezzo mondo e che avevano soggiogato Israele. Allora, il Messia, ma ti pare che il Messia la prima cosa che fa non sistema le cose, non dà una regolata ai romani, non li caccia? Cioè, noi facciamo presto adesso col senno di poi, ma questo era normalissimo, questo qui. E Gesù ha dovuto lavorare per tanto tempo per smontare questa cosa, il famoso segreto messianico del Vangelo di Marco, e si fonda su questo, cioè non voleva che fosse detto troppo che lui era il Messia, perché altrimenti tutti avrebbero pensato questo, si sarebbero messi pronti a guardarlo da un momento all'altro che faceva la rivoluzione e cacciava i romani. Ma Gesù non ha fatto la rivoluzione, non l'ha fatto. Quando sento alcune frasi che Gesù è il primo rivoluzionario, dico, ma questa frase, che certamente è detta in buona fede da chi la dice, senza dubbio, vuole cogliere alcuni aspetti, certamente dire se qualcuno ti percuote la guancia destra, porgi anche l'altra, certamente questo è un messaggio rivoluzionario, cioè rispetto alla mentalità comune e dominante, ma attenzione, è un messaggio, cioè Gesù porta dei messaggi che possono definirsi rivoluzionari, perché sapete, rivoluzione significa capovolgimento, violento però generalmente, di un sistema, no? Gesù non capovolge violentemente, Gesù capovolge pacificamente attraverso la sua parola, la mentalità del mondo, ma non è che mena o che fa le rivoluzioni, si è fatto menare, si è fatto ammazzare, questo dobbiamo sempre tenerlo chiaro, perché per portare la sua rivoluzione, diciamo così, adesso giochiamo su questo termine, che è una rivoluzione pacifica, che è il cielo sulla terra, che è un cambio di mentalità radicale, su lui si è fatto ammazzare, non ha ammazzato nessuno, non, né con le armi, né con la parola usata in un certo modo. Certo, la sua parola era, e lo dice la Sacra Scrittura, era lama a doppio taglio, d'accordo? Ma non era lama a doppio taglio perché era insulto e ferita al prossimo, ma perché era annuncio della verità sincera, anche quando era detta con amore, come quasi sempre faceva, con misericordia, la verità comunque ti colpisce, no? Se tu l'accogli, ti denuncia, ti ferisce, in questo senso certamente Gesù ha operato in questo modo. Gesù non ha fatto rivoluzioni. Quindi questo ci dà uno stile imprescindibile. E anche quando si ripensa storicamente, pensiamo anche al 2000, a quello che fece San Giovanni Paolo II, la famosa purificazione della memoria, eccetera, eccetera. Se uno va a rileggere, mi pare che ci ho scritto un po' di articoli recentemente sul settimanale di Padre Pio, non so se sono già stati pubblicati, proprio su questo punto, si prova parlando della Chiesa Santa. E se uno va a vedere, fondamentalmente si tratta di tutte quante forme concrete di deviazione dal modello cristallino che ci ha dato nostro Signore Gesù Cristo, da cui non si può mai deviare, nemmeno facendolo in nome della verità, perché in nome della verità si può e si deve sempre parlare e annunciare a tempo, luogo, ecco, sempre con delicatezza, con dolcezza e con rispetto, e senza offendere nessuno, non direttamente almeno. Ecco, quindi, Gesù che cosa, come ha risposto a questa offerta di Pisa? Contentissimo. E l'ha sollevato e ha detto, ti preoccupate, non mi dai nessun fastidio. E questo, chi è che ha questa capacità? Chi sta in continua attitudine ad amarmi? E questi non può mai essere sgradito al Signore, ma pungolo che mi sostiene, che mi solleva, che mi raddolcisce. Attenzione, qui ricordiamo anche la meditazione di ieri, no? Attenzione al proprio gusto. Gesù dice, il vero amore ha questo di proprio, di rendere contenta la persona amata. Io sono contento se tu sei contento.
Se io so che una cosa non ti fa piacere, non la faccio, ma manco morto. E se io so che una cosa ti fa piacere e ti è gradita, ma lo faccio a costo della vita. Questa è la vita cristiana autentica, questo è quello che Gesù vede o non vede nel nostro cuore. Qui non ci può, noi non ci possiamo nascondere dietro un dito, Gesù vede il nostro cuore, quello che non vedono le altre persone. Ecco perché noi non possiamo e non dobbiamo mai, in nessun caso, in nessun modo giudicare nessuno. Anche quando vediamo qualcuno sbagliare, fino a quando non ce ne avessimo la prova lampante, assoluta, inoppugnabile, contraria, dobbiamo sempre pensare che sta sbagliando in buona fede, che non se ne accorge, che ha comunque buone intenzioni, tutto quello che vogliamo, mai giudicare i singoli. Perché il cuore li vede soltanto Gesù e a volte non ci rivediamo bene neanche noi. Perché ammaestrati da Lui dobbiamo accogliere la Sua parola e eventualmente smascherare, anche questo è ricorso tante volte nelle meditazioni, le illusioni che possiamo avere. Io penso ad amare Gesù, ma in fondo è tutto da dimostrare. O i modi sbagliati, d'accordo, che abbiamo per dimostrare, per esercitare, diciamo così, il nostro amore verso Gesù. Può succedere. E dobbiamo essere pronti ad accoglierli. Gesù dice, quando c'è un amore vero, di uno che mi ama sul serio, non è possibile che mi dispiace. Non è possibile. Certo, e qui ci ricorda che fino a quando siamo in questo mondo siamo peccatori, siamo imperfetti. E questo dobbiamo sempre ricordarlo. Quindi dice, al più saranno piccole cose, che l'anima stessa neppure avverte di dispiacermi, e dobbiamo essere consapevoli, ce ne sono tante durante la giornata, purtroppo, che se andassimo a rivederle con l'occhio di perfezione di Gesù, e anche una piccolissima cosa, no? Un pensiero balordo, una piccola mancanza di carità, ma anche soltanto nel pensiero verso il prossimo, è chiaro che a Gesù non può piacere, quindi non ci deve prendere angoscia, no? Però ecco, ci sono tante cose che avvengono senza che noi non possiamo avere il pieno controllo. Certamente quando torniamo nell'esame di coscienza è bene ogni tanto con calma, senza farci prendere da scrupoli o patemi, dargli anche un'occhiata a queste cose, semplicemente per, in quanto sta in noi, cerchiamo di piacere sempre di più a Gesù e di dispiacergli sempre di meno, anche se in modo involontario e inconsapevole, no? In ogni caso Gesù ci rasserena, l'amore stesso prende l'impegno di purificarla, per fare che io possa trovare sempre in essa le mie delizie. Allora, io tante volte ho sollecitato me stesso e anche chi ha l'avventura di ascoltare queste cose, no? Riteniamo questo cosa da nulla? Riteniamo che una persona che consoli Gesù in situazioni, insomma, di grande tribolazione o di grande disordine esterno, o ripari il male, adesso ci diamo uno sguardo prima di chiudere, faccio una cosa piccola, che invece fanno cose più grandi chi si dà da fare in maniera opportuna o inopportuna per risolvere i problemi. Attenzione, questo non giustifica, ho già detto, il disinteresse, perché tutti noi dobbiamo fare quello che abbiamo concretamente come persone la possibilità di fare nel nostro piccolo in relazione ai problemi esistenti. Ma questa, per quanto mi riguarda e per quanto si sa dalla storia della spiritualità, è la cosa più importante e più grossa che si debba fare, e pochi, a quanto pare, sono quelli che se ne occupano. Chi vive nella divina volontà fa di questo la sua occupazione principale, perché la vita nella divina volontà è vita di amore profondo e vero nei confronti di Gesù, detto proprio in due parole. Ecco, noi non possiamo essere, come diceva Gesù, rapinatori di grazie, quindi persone che ricevono dal Signore le grazie, le sciupano, e le sperperano e poi le perdono. Ma dobbiamo puntare e anelare ad essere persone che giungono, come dice Gesù,
ad esibirsi volontariamente, per amore di Dio e per amore del prossimo, soffrendo noi per risparmiare gli altri. Questo è il culmine della vita cristiana, perché l'amore, ripeto, porta all'imitazione. C'è un proverbio che dice simile scum similibus. Che cosa ha fatto Gesù? Ma che cosa ha fatto la Madonna? Loro hanno sofferto per gli altri, hanno sofferto, non hanno fatto soffrire. Soffrire, non far soffrire. Io. Con questo fine. Gesù dice, quando c'è un principio, come dire, cosmico, quando fu dimesso, disse che era necessario che morisse uno per salvare tutto il popolo, lo disse Caifa, con cattive intenzioni, ma San Giovanni nota subito, questo lo disse, l'ha detto lui con cattive intenzioni, cioè, facciamolo fuori prima che i romani facciano fuori a tutto quanto il popolo, che tra l'altro non l'avrebbero fatto certamente fuori per Gesù, che era l'essere più innocuo e più non pericoloso per Roma, almeno da un punto di vista politico, che esistesse allora. Però quella cosa che disse in modo cattivo, San Giovanni dice, questo lo disse perché era sommo sacerdote. Quindi lui l'ha detto con un'intenzione perversa, ma quella frase è vera. D'accordo? Ed è sottoscritta, ovviamente con altre intenzioni, dal volere divino. Era una verità, per loro non capita, ma così in tutti i tempi è necessario che ci siano sulla terra i piccoli redentori. Quindi rimando per chi volesse approfondire, alle catechesi che ho fatto recentemente sul tema della corredenzione mariana, dove si affronta anche questa dinamica. In che senso anche noi possiamo essere dei piccoli corredentori e quindi anche comprendere, per esempio, qualche cosa di Luisa, perché Luisa era un'anima vittima. Le anime vittime sono quelli che si veramente offrono al 100%, non tutti sono chiamati ovviamente a questo sacrificio, ad assumere, a incarnare, ecco, questo spirito di Gesù. Mi offro io per tutti. Non perché non sia sufficiente, questo lo spiego in serie di catechesi, la redenzione operata dal Signore, perché questo serve a, storicamente, nel corso del tempo e della storia, attirare la grazia su quei cuori che sono già stati salvati da Gesù, ma che purtroppo, essendo lontani a causa del peccato, hanno bisogno di essere strappati concretamente qui ed ora dal mare per accogliere la grazia che Gesù vuole dargli. E in questo entra in gioco quello che fanno i discepoli fedeli e innamorati di Gesù, a vari livelli. Non tutti arrivano, ecco, all'offerta di immolazione, insomma, come, che è tra l'altro una cosa molto particolare, che richiede una chiamata esplicita da parte del cielo, ma tutti nel nostro piccolo, anche con le nostre piccolissime offerte, possiamo dare il nostro piccolo contributo, con grande bene per la Chiesa e per tutti gli uomini, con grande consolazione di Gesù e con grande profitto per la nostra anima. È quasi inutile dire a Santa Vergine Maria che tu sei stata sulla terra la consolazione vivente di Gesù. Ecco, bastava che ti guardasse o che stesse un attimo con te per dimenticare anche tutto il male che visse e che ricevette dal mondo quando era tra di noi. Certamente non manchi di fare questo in cielo. Aiuta tutti noi che lo desideriamo a farlo sulla terra, insomma. C'è bisogno, insomma, di cuori consolatori innamorati di Gesù che continuano a farlo dalla terra, e dando così grande consolazione al suo cuore, come abbiamo sentito, e procurando così tanti beni all'interno del genere umano oltre che a se stessi. In questo tu che sei l'esempio vivente,
aiutaci sempre anche con la tua intercessione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.